funziona, lo so che questa casa è aperta a tutti, è sempre piena di compagni. Che i fiori che dipinge la tua mano sono belli e tanto colorati. Però ci si affeziona anche alla propria fantasia, alla propria confusione, al proprio essere persi in mezzo al mare. E le vele, le reti e le prigioni sono calde e danno sicurezza, proprio come dei santi incorniciati. Attenzione, non ci si risveglia una mattina con qualche cosa a salvare. Attenzione, non è vero che sono morte le sirene, che le navi vanno avanti. Attenzione, trasformatevi in dei ragni se solamente avete voglia di scappare. Attenzione che non ci ritroviamo con la testa di un serpente incapace di strisciare tra i fori ancora aperti di un'idea. Attenzione a non lasciarsi per la strada i gesti, le parole necessari per parlare. Attenzione a non svegliarsi una mattina senza la voglia di cambiare. Attenzione, lo so che il mantello di quel vecchio partigiano è sempre in prima fila lì sull'attaccapanni. E poi che la pazienza è una virtù e che il sole nascerà con l'acqua e con la neve di chissà tra quanti anni. Attenzione, lo so che il fucile è lì nascosto in quel libro di racconti. Però che non diventino ricordi o fantasie, che non sia caricato solamente a sogni. Attenzione che non ci ritroviamo una mattina per le strade a raccontarci le nostre storie di bambini nati morti e magari anche con soddisfazione. Attenzione che non ci ritroviamo tra le mani la paura calda, immensa e vera, dentro il corpo, nella testa, tra le mani la paura calda, immensa e vera della rivoluzione.